Allora, ciao a tutti, sono Stefano e sono un back-end web developer a Spazio Dati e sviluppiamo in Python. E sono qui per presentarvi un attimo brevemente PyPI, non so se qualcuno sa cos'è, c'è abbastanza confusione, anche per motivi che poi vedremo. Giusto un attimo per capire Python, ok? Interpreti Python. Quando voi lanciate Python dal vostro terminale solitamente parte CPython. CPython è un interprete di Python, cioè supporta entrambe le versioni Python 2.7.3 e Python 3.3.0, è scritto in C ed è quello che praticamente il 99,9% della gente usa. Ma magari non sapete che ce ne sono altri. Alcuni di questi sono, beh, Jython, che è un'implementazione in Java di Python, supporta Python Language 2.5.3. C'è IronPython, scritto in C Sharp, .NET, supporta Python 2.7.2 e c'è PyPI, che è scritto in Python, e supporta Python 2.7.2 e ci stanno lavorando su Python 3.2, quindi un'implementazione di Python in Python. Cercando un attimo di capire, dice, boh, in realtà non c'è un trucchetto, non è in vero Python, è RPython. Ok, quindi, giusto un attimo. Perché? Scrivere interpreti è un casino, nel senso che ci si mette un sacco, è difficile, possibilità di fare errori. Tutte cose che Python in realtà risolve, almeno dicono, perché è facile da leggere, facile da usare, veloce da scrivere, bello da vedere, ma non è proprio adatto per scrivere interpreti, perché è molto lento. Allora, beh, qual è la soluzione? RPython. Questi matti hanno deciso di definire un subset di Python, Restricted Python, dove praticamente le variabili possono assumere un solo tipo di valore. Ci sono vari limiti sui generator, non si possono definire classi in modo dinamico, metodi in modo dinamico e altri limiti che permettono un po' però di fare static analysis. Praticamente è possibile compilare RPython, una qualunque cosa scritta in RPython, in C, in .NET, sulla JVM. Quindi voi scrivete una qualunque cosa in RPython e potete avere come output una qualunque di questi tre. Questa follia è definita PyPy Translation Toolchain. È praticamente un tool per scrivere interpreti per qualunque linguaggio in RPython. Quali sono le feature più importanti della PyPy Translation Toolchain? Sono pochissime, però sono abbastanza importanti. Hanno implementato un just-in-time compiler. Voi scrivete il vostro interprete per qualunque tipo di linguaggio e avete un jitter. Praticamente se le operazioni si ripetono nel codice interpretato, questo viene automaticamente compilato in codice macchina e viene eseguito, e quindi è estremamente più veloce. Viene gratis anche il garbage collector, quindi voi potete interpretare linguaggi senza stare lì a pensare a allocare ed allocare memoria. Quindi può essere appunto usato per scrivere interpreti per qualunque cosa. Vabbè, c'è un interprete Python, appunto PyPy, c'è un interprete Prolog, PyRolog, ultimamente è nato, sta nascendo Topaz, che è un interprete Ruby in Python, e ce ne sono altri, c'è Smalltalk, JavaScript, c'è anche Game Boy. Quindi parlando un po' più nello specifico dell'interprete Python scritto in Python, ossia il PyPy, è veloce. Giustamente per capire, comparato con CPython 2.7.2, questi sono una serie di test che vengono fatti e diciamo il più lento arriva comunque ad essere più veloce di CPython, quindi ci mette 0,78 in meno. A volte ci mette addirittura insomma 0,00, cioè 0,02 sui test. Research è un test per algoritmi, mi pare. Questo perché? Perché appunto jitta. Quindi ogni volta che voi avete di fatto un ciclo che ripete del codice più di 1030 volte, questo viene compilato ed eseguito, quindi è estremamente più veloce. E quindi dov'è il trucchetto? Cioè, tutti basterebbe usare PyPy, no? E diciamo che non è proprio compatibile con tutto. Ci stanno lavorando, si sta evolvendo, funziona Django, funziona Flask, funziona Pylons, funziona anche SQLite come Twisted. Non PI, no, per cui magari gli scienziati, quelli che usano Python,
come tool potrebbero trovare un po' frustrante questa cosa, e neanche PsychoPG funziona. Ci stanno lavorando, nel senso PsychoPG ci sono dei russi che hanno fatto qualcosa, mi hanno detto, e NumPy stanno reinterpretando l'intero NumPy, lo stanno riscrivendo in nativo in Python, proprio gli stessi passi che hanno sviluppato NumPy. E poi ci sono alcune piccole cose, del tipo il garbage collector funziona leggermente diverso, per cui non dealloca gli oggetti man mano che questi scompaiono, ma lo fa, diciamo, cioè, in maniera sincrona, per cui alcune cose del linguaggio vanno utilizzate in maniera leggermente diversa. Quindi, un attimo per ricapitolare, cos'è PyPy? PyPy è due cose: è una toolchain per scrivere interpreti. È un interprete del Python language, cosa non è la risposta ai problemi del mondo, purtroppo. Quindi io chiudo qui, se avete domande, niente, grazie.